Ciao a tutti, my friends, torno a parlare dell'incidente della Formula 2 di ieri di Spa perché pochi minuti dopo la pubblicazione del mio video di questa mattina sono finalmente uscite delle immagini in cui si vede chiaramente quello che è successo. Prima purtroppo non le avevamo viste, andavamo avanti solamente per supposizioni. Di fatto quello che si vede è un clamoroso errore, una rottura, non si capisce cosa sia successo a Giuliano Alesi. Di fatto la sua vettura nel cambio di direzione tra Urugia e Radillon va completamente fuori controllo, fa un 360, tocca con la coda all'interno del Radillon e nel rientrare in pista, sostanzialmente nel completamento di questo 360, si ritrova in piena traiettoria, non si sa con quante direzionalità, ma di fatto a metà della velocità degli altri, in piena traiettoria, mentre sopraggiunge Boshung, ma soprattutto Hubert. Boshung, che appena dietro a Giuliano Alesi capisce che c'è un casino lì davanti, inizia a frenare, scarta verso destra, mentre Hubert probabilmente non si era ben reso conto di quello che stava succedendo. Anche lui cerca di scartare verso destra, forse si tocca con Boshung. Di fatto, però, Hubert perde il controllo della vettura, va a sbattere contro le barriere di gomma. Ma com'è possibile che ci sia una protezione di gomma, di fatta di gomme ancora oggi nel 2019? Comunque la vettura rimbalza, mantenendo molta della sua energia cinetica e, non fermata dalla non presenza della sabbia, continua il suo tragitto pericolosamente verso la traiettoria, diciamo tra virgolette normale, della pista. In realtà non rientra mai in pista, però l'altra sfiga di tutto questo è che probabilmente Correa, sui detriti dell'incidente, fora, perché si vede la vettura con dello sporco alzato dalla vettura posteriore. Comunque può essere che abbia forato, comunque si ritrova in una traiettoria sicuramente sbagliata ad una velocità cosmica, entra dentro alla vettura di Hubert, la taglia in due, probabilmente gli causa la morte del pilota francese e causa anche dei gravi danni alle sue gambe, che sono ancora oggetto di grande attenzione all'ospedale, nel reparto di terapia intensiva. Per quanto riguarda l'incidente, direi che probabilmente era evitabile nel caso in cui la direzione corsa fosse riuscita a intervenire immediatamente esponendo le bandiere. Però tutto è successo così velocemente che forse non hanno avuto nemmeno in tempo i commissari di mettere fuori la bandiera gialla e avvertire di quanto stava succedendo. Però sarebbe evitabile un incidente del genere attraverso un sistema che usano già nel campionato delle GRIP. Due società israeliane, una è la GRIP e l'altra è Autotalks, hanno sviluppato un sistema di sicurezza per il motorsport che mette in dialogo tutte le vetture in corsa. Cosa succede? Autotalks, dunque, di fatto, se una vettura davanti ha una rottura meccanica, procede più lentamente rispetto ovviamente ai parametri preimpostati, avvisa il concorrente che segue attraverso un segnale luminoso, ma anche un segnale acustico, e si ha tutto il tempo, perché la segnalazione è immediata e veramente in tempo reale, si ha tutto il tempo di frenare e comunque di agire per evitare l'impatto. Se ci fosse stato un sistema di questo genere, che lo ripeto è presente all'interno dei campionati della Formula GRIP, probabilmente l'incidente di ieri non sarebbe successo. Torno sempre a calcare la mano sul fatto che la protezione di gomme, boh, non capisco come ci possa essere una protezione del genere fuori da una curva di quel tipo. Continuo a sostenere che se ci fosse stata la sabbia, probabilmente la vettura non avrebbe continuato a rotolare, ma si sarebbe fermata lì. Molte critiche anche sotto al video. Prima dicevano: certo, però la sabbia poi ti fa impennare la vettura, te la fa capottare, eccetera, eccetera. Poi comunque ti fa perdere certamente il controllo e vai a sbattere. Invece, qui con la via di fuga in asfalto, come minimo, hai un po' di salvezza. Certo, quella è l'altra parte della medaglia, perché la via di fuga in asfalto ti permette comunque di ovviare a un errore, però ti permette anche di giocare sempre sull'errore andando a forzare, anche se magari non ne ha realmente le capacità. Prima le Rouge Radion era una curva da pelo, solo pochi riuscivano a farla piena, ma soprattutto ti dovevi veramente fidare del mezzo e soprattutto dei tuoi mezzi. Oggi più o meno tutti i piloti del mondo con una buona macchina riescono, con le monoposto ovviamente, riescono a farla in pieno, e questo è forse un cambio diciamo di mentalità, perché la moneta può essere guardata sia da una parte che dall'altra. Io penso sempre, anche in virtù delle gare in salita che faccio, che il fatto di avere qualcosa di pericoloso davanti ti possa comunque attivare quell'istinto di sopravvivenza che ti fa alzare il piede e comunque ti fa andare più piano, comunque ti fa avere più rispetto della pista e di tutto quello che hai intorno. Invece la sicurezza di non avere pena, tra virgolette, o comunque di non avere problemi, comunque poi porta
quella che dovrebbe essere semplicemente una via di fuga e non un luogo dove andare a riparare, tra virgolette, degli errori di guida dettati dal fatto che si è andati oltre le proprie capacità o oltre le possibilità della macchina. Quindi ci sono diversi aspetti che andrebbero valutati delle vie di fuga in asfalto. Si potrebbe anche trovare delle soluzioni intermedie, ovvero mettere la sabbia vicino ai muri e magari lasciare 1, 2, 3 metri di asfalto proprio per permettere la manovra in extremis ai piloti, soprattutto magari in curve particolarmente veloci, comunque lasciare ai piloti quel minimo di spazio di manovra per cercare di rientrare in pista evitando problemi maggiori. Sicuramente l'utilizzo di un sistema come AutoTolks permetterebbe di avere molta più sicurezza non solo su strada, perché questi sistemi poi arriveranno, ma anche in pista. Sarebbe facilmente applicabile un sistema del genere. Se lo fanno nei campionati delle grip che costano 4, 5, 6 mila euro a gara, non vedo perché non si possa fare in Formula 1, in Formula 2, in Formula 3 o in GP3, non mi ricordo come si chiama. Comunque realmente la sicurezza sotto questo punto di vista potrebbe essere ampiamente migliorabile senza andare a stravolgere quelli che sono i normali concetti delle monoposto, i normali disegni delle piste, ovviamente i normali concetti di sfide che devono essere alla base del concetto di motorsport che tutti noi conosciamo. Stessa cosa per quanto riguarda le vie di fuga. Io non sono certamente una persona che critica la pericolosità del motorsport, anzi il motorsport deve essere pericoloso perché è esattamente quello il gusto, però realmente se si può avere una protezione migliore rispetto a quella che abbiamo visto lì a Spa, beh, perché no? Ci sono delle protezioni oggi come quella che ha fatto vedere Barbazza che riescono ad assorbire gli impatti e ti fanno rimbalzare molto meno in pista. Stessa cosa appunto per la sabbia. Mi spiace tantissimo per Hubert perché è morto inseguendo il proprio sogno. Era un pilota comunque di grande speranza, aveva vinto anche a Monte Carlo, era in orbita Renault, quindi di fatto era comunque un pilota che poteva dire la sua anche negli anni futuri. Per cui un grandissimo abbraccio a Hubert che è stato vittima di una grande fatalità, un grandissimo abbraccio a Correa che sta lottando in ospedale, un grandissimo abbraccio a tutti gli appassionati di motorsport. Viva la passione per l'auto sempre, viva la passione per il motorsport anche se è pericoloso. E ciao e buona giornata per quanto possibile a tutti.